Il Museo Archeologico Nazionale e la Prologo di Civitavecchia hanno presentato un accordo d'intesa per svolgere azioni congiunte di valorizzazione della città e per coinvolgere residenti e turisti a visitare il museo. Questa veste giuridica per cui abbiamo presentato oggi permette di svolgere in questo quadro normativo una serie di azioni che riguardano il coinvolgimento dei giovani, ad esempio, attraverso un progetto che è già in atto, facciamo conoscere i giovani alle città, attraverso una serie di eventi culturali con cui la Proloco naturalmente dà una mano nella logistica. Ricordiamo ad esempio i tableaux vivants, no? Sono stati vestiti, diciamo, con degli abiti di epoca ricostruiti filologicamente, dei personaggi ispirati alle statue del museo. Quindi tutta una serie di azioni che vogliamo portare avanti, e non ultimo la valorizzazione dell'area delle Terme Taurine, che è uno spazio bellissimo, con un grande potenziale, e che noi personalmente qui al museo ci impegniamo a far conoscere in misura maggiore, ecco, creando magari un interesse per una visita futura. Le Proloco sono quelle associazioni di natura privatistica che hanno una valenza pubblica e che senza scopo di lucro hanno la funzione di valorizzare e promuovere il territorio. La Proloco fa da cornice a quello che sono tutte quelle azioni, quelle iniziative che il museo mette in campo. Per esempio, sto pensando a quelle delle prossime settimane che svolgeremo sicuramente presso il giardino della Cittadella. Quindi ci sarà l'iniziativa centrale e poi a corollario l'attività della Proloco, che arricchirà o con momenti musicali, con l'accoglienza, con tutti quei servizi che rendono questa iniziativa un evento.